Nell'appuntamento di venerdì 2 dicembre, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia in diretta dallo studio centrale per i fatti più importanti della giornata, quelli che riportano i quotidiani calabresi. Al centro delle notizie più importanti, quelle della sanità, facciamo il punto della situazione. La Corte dei Conti lancia più allarmi per quanto riguarda la sanità calabrese, questo è il titolo. La Corte dei Conti lancia più allarmi, occhiuto, proveremo a superare le criticità con riforme coraggiose. Intanto Calabria su sanità e spesa dei fondi Unione Europea, la magistratura contabile boccia l'operato della politica. Tre notizie nel taglio alto, la prima arriva da Reggio Calabria, ci occupiamo soprattutto dei rifiuti, la gestione degli impianti sarà stabilizzata, qui il termovalorizzatore di Gioia Tauro e poi Reggio, patto anti-racket, ANCE Prefettura, 50 i cantieri aderenti, qui Michele Laganà in foto. Reggio, per quanto riguarda la giudiziaria, processo sbarre verso la sentenza spaccio Nerioni, Guarna e Caridi e sequestro di persona per punizione, concluse le arringhe difensive. Due fotonotizie di centropagina, Regione, polemiche sul concorso CGIL, CISL, GUIL, promesse disattese. Il bando scritto da Formez fa discutere. E ancora Confindustria suona la sveglia, vecchio Reggio, allo sbando saranno i giovani a rialzarla. Il presidente degli imprenditori reggini, Domenico Vecchio, suona la sveglia alla città. Le cose non vanno per niente bene, è ora che i cittadini si facciano sentire dalla politica. La mia presenza, la mia speranza, dice, le energie e le competenze dei giovani. Andiamo direttamente a spalla con gli occhieri di Reggio e Provincia, omicidio Bagalà, Gioia Tauro, per la Cassazione il pentito, ieri no, non è attendibile. A Bianco Francesco Spatafora, rinviato a giudizio per il delitto che ne è Locri, corsa al municipio, giunta in fermento per un posto al sole, si fa calda nella maggioranza la corsa alla successione del neo assessore regionale Giovanni Calabrese, si vota in primavera, ricordiamo, a Locri. Il derby degli Inzaghi il 22 dicembre al Granillo, c'è Regina Inter, ufficializzata la amichevole tra Regina e Inter 22 dicembre alle ore 18 che metterà di fronte i fratelli Inzaghi e c'è grande attesa per questa sfida amichevole. Pensioni, scontro, governo, sindacati, manifestazione in piazza tra 2 settimane, mentre opzione donna potrebbe essere prorogata. Superbonus, i partiti pressano per la conferma nel 2023 delle agevolazioni al 110%. Vaccino, la consulta salva obbligo e sanzioni, ricorsi respinti, nessuna possibilità per forze armate, sanitari e prof non vax, ritenuti inammissibili le questioni poste da 5 uffici giudiziari. Qui vedete obbligo anti-Covid, la Corte Costituzionale ha messo un punto definitivo sui vaccini. Clamoroso, Germania a casa, eliminata dai mondiali, la Spagna perde ma si qualifica, succede di tutto ai mondiali, favola Marocco, pure il Belgio, dunque è eliminata. Violazioni finanziarie, Juventus, anche la UEFA minaccia il pugno duro, difficile la situazione in casa Juventus. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud, abbiamo dato un'occhiata a quella che era l'apertura con il titolo dedicato ai temi della Corte dei Conti per la sanità calabrese, il bilancio della regione, la sanità resta un grande buco nero, le risorse ci sono, ma si resta indietro. Il giudizio di parifica della Corte dei Conti si concentra su un sistema che non presenta un bilancio consolidato da 12 anni e le prospettive per il 2022 non sono rosee. E ancora il ministro Giorgetti difende la manovra ma non nasconde il rischio recessione. Per il responsabile del MEF è probabile, ma è presto ora per fare previsioni affidabili. Continuiamo, rinascita Scott, Mantella racconta l'efferato delitto Callipo Tavella e poi l'incarico Morra, ambasciatore di chi denuncia. Parliamo di dissesto idrogeologico, il sindaco Stasi, la burocrazia dice paralizza milioni di euro. E poi 'Ndrangheta al nord, tentacoli sui binari, chieste 14 condanne, qui il Tribunale di Milano. L'audizione di Salvini per l'alta velocità calabrese, mancano progetti e fondi, qui i treni dell'alta velocità. Stato dei conti e la difesa di Occhiuto e l'ultimatum ai commissari delle aziende. E ancora manovra, CGIL e GUIL proclamano lo sciopero in Calabria.
Dalle varie province per completare Catanzaro, Pontili, Celvia Libera dell'ANAC, il sindaco, Fiorita, diradata ogni ombra, Reggio, cardiochirurgia, il GOM festeggia 6 anni e oltre 2.000 interventi. Vibo Patto salva ente IRPEF, la maggioranza svolta per risanare i conti. Crotone, le dimissioni dell'ex assessore Via, prendo le distanze da Voce, Voce il sindaco di Crotone. Reggio Calabria, Inter ospita il Granillo amichevole il 22 dicembre, lo riporta anche il quotidiano di oggi. Vibo Valentia, scuola di polizia, Ferro rassicura. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per il quotidiano del Sud, la chiusura la dedichiamo al nostro portale. Parliamo di reddito di cittadinanza, 26 furbetti scoperti dai carabinieri nel Catanzarese, continuano le indagini in tutto il territorio. Per quanto concerne le altre notizie, Gerace, soddisfazione per il finanziamento di 1.000.000 e 53.000 euro per la scuola Azzurria di Merici e poi maltrattamenti alle compagne, 3 misure eseguite nel Crotonese. Lasciamo anche il nostro portale in attesa di aggiornamenti, è tempo di approfondimento, è tempo di analizzare l'interno dei quotidiani di oggi. Lo facciamo subito con il quotidiano, andiamo subito ad occuparci di politica, governo Giorgetti. Il ministro difende la manovra. CGIL Guille pronte a mobilitarsi. Vedete qui Giancarlo Giorgetti in foto. Recessione è probabile, ma difficile ora fare previsione. E poi l'avvertenza, sciopero generale dei sindacati di base, l'agitazione terminerà alle 21, coinvolti trasporti, scuola e servizi. Qui vedete un autobus in sciopero. Proseguiamo, Partito Democratico verso il congresso, si studia il nuovo manifesto, Letta e Speranza hanno riunito il comitato del 87, qui intanto Enrico Letta in questa foto. Il question time, inchiesta open, il ministro Nordio a Renzi, manderò ispettori alla procura di Firenze. Il leader di Italia Viva ha denunciato trasferimento di atti al Copasir. È scomparso Gerardo Bianco, storico esponente della Democrazia Cristiana ed ex ministro della pubblica istruzione. Eccolo in questa foto, storico esponente della Democrazia Cristiana, latinista, meridionalista, tra i patri del centro-sinistra italiano. Aveva 91 anni Gerardo Bianco. Continuiamo sempre col quotidiano, sempre all'interno, la frana di Ischia, la tragedia, trovati i corpi di 3 dispersi, si scava comunque ancora sull'isola, previste 9 piogge potrebbero compromettere comunque la ricerca che prosegue. E poi c'è la nota e Renzi attacca Conte sul condono, vedete qui Matteo Renzi, a proposito del governo, decreto Ischia, dal Consiglio dei Ministri, nuove misure a sostegno, qui l'aula del Consiglio. Dei ministri in foto, le risorse si aggiungono a quelle che l'esecutivo ha stanziato subito dopo la tragedia. Il conflitto in Ucraina che prosegue, facciamo il punto, Mosca attacca la NATO, partecipa alla guerra. Lavrov evoca anche un ruolo per Kerry. Washington, Biden e Macron, noi pronti a trattare con Putin per la pace. L'incontro dei due leader alla Casa Bianca. E poi l'approfondimento caso Ungheria, l'Unione Europea si pronuncia ancora sulla condizionalità. La Cina non invierà armi a Kiev. Proseguiamo, cambiamo decisamente argomento. Temi tutti calabresi, la Corte dei Conti per quanto riguarda i temi della sanità. I soldi non mancano, ma la Calabria resta indietro. Le criticità sollevate nel giudizio di parifica del bilancio regionale. Qui vedete la lettura del dispositivo durante l'udienza di ieri in Corte dei Conti a Catanzaro. E poi il punto, la difesa di Occhiuto e l'ultimatum ai commissari. Valuteremo le questioni legate al governo delle aziende sanitarie. Riconciliati i conti delle gestioni precedenti. L'approfondimento, la sanità continua a produrre debito e i fondi sono usati senza certezza. Le aziende aspettano ancora i trasferimenti Covid. Qui vedete Roberto Occhiuto ieri alla Corte dei Conti. Sanità ancora è senza dubbio nutrita all'interno. Sono nutrite all'interno le pagine dedicate alla sanità calabrese. 12 anni senza bilanci è un futuro nero. Il nodo del consolidato regionale. Qui un gruppo di medici riuniti. E qui Roberto Occhiuto, che ricordiamo, oltre ad essere governatore, anche commissario della sanità. Milioni di fondi Covid mai spesi. La procura, intollerabile condizione di violazione. Il patrimonio delle aziende scippato dai privati, situazioni fuori controllo e semi sconosciuta su terreni ed edifici. E
ancora risonanze dall'acquisto al collaudo passano anni. Il privato domina il settore diagnostico, che è un macchinario per risonanza magnetica. Continuiamo, ci occupiamo ancora di temi che riguardano il quotidiano del Sud, 'Ndrangheta al Nord, primo piano, pagina 8, tentacoli sui binari, chiesti 14 condanne per le cosche di Isola, l'inchiesta sulle infiltrazioni nelle costruzioni ferroviarie, binari della ferrovia, qui chiesto il giudizio nel filone Ventura, RFI costituita parte civile nel processo. La sentenza per l'estorsione a Malta ha stangato il clan del Varesotto, il processo contro una cellula di Farao di Cirò. Nel Lazio, ad Anzio, manifestazione per la legalità, lo scioglimento di due comuni per condizionamento delle 'ndrine. Sabato la marcia per ringraziare inquirenti e giornalisti. La pagina regionale Calabria, per proseguire in questa parte finale di prima parte, prima dei temi del territorio, dicevamo dissesto idrogeologico, lo anticipavamo nei titoli di apertura, parla il primo cittadino di Corigliano Rossano, il sindaco Flavio Stasi, milioni paralizzati dalla burocrazia. Stasi per il Crati, risorse mai spese, l'abusivismo più critico, non avere iter semplici. Corecom Catanzaro inaugurato il punto d'accesso, Concilia Web. E ancora l'intesa, Lamezia, Comune e ADM contro la contraffazione, sottoscritto un accordo. A Reggio estorsioni, enti a difesa dei cantieri, ANCI, FAI e Prefettura. Per quanto riguarda ancora i temi che riporta il quotidiano del Sud all'interno, parliamo di infrastrutture, alta velocità, né progetti né soldi. Le risorse permettono di raggiungere solo la Calabria Nord. L'audizione del ministro Salvini davanti alle commissioni di Camera e Senato. Qui vedete Salvini in audizione ieri in commissione lavori pubblici del Senato. Arrende servizio idrico i dubbi del comune sui ruoli di Arrical. Qui un momento dell'assemblea. Poi i sindacati sciopero contro la manovra tra le regioni. L'assenza di fondi per colmare il gap tra nord e sud, indetto in Calabria dalle sigle CGL e Guille per lunedì 12 dicembre. Trasporti, presentata l'offerta invernale di Trenitalia nel nuovo orario, altri collegamenti nazionali e regionali. Pagina 11, il primo, è morto subito l'altro, l'ho finito con i sassi. Il pentito Mantella racconta le agghiaccianti fasi del duplice omicidio Callipo-Tavella, qui vedete Andrea Mantella. Isola Capo Rizzuto, pene definitive per le nove leve, la Cassazione conferma le condanne per 17 imputati. Si sfiorò una guerra tra cosche emergenti per l'affare delle slot machine. A Montebello Ionica invece orrore, affossato, preso ad Atene, rapina e tentato omicidio. Ad Atene la polizia greca ha arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo un 32enne di nazionalità georgiana, ritenuto responsabile insieme ad altri tre complici di una rapina in abitazione avvenuta il 16 maggio 2021 presso la piccola frazione Preaspromontana di Fossato del comune di Montebello, oltre che di tentato omicidio nei confronti di un 59enne originario di Melito Porto Salvo. Continuiamo, adesso ci occupiamo subito di lotta al crimine, vediamo questa notizia che arriva da Crotone, l'ambasciatore dei denuncianti in carico dall'associazione dei collaboratori e testimoni di giustizia. Morra, dopo quello che ho scoperto non potevo sottrarmi a questo impegno. Vedete Nicola Morra in questa foto. Vibo, scuola di polizia, nessuna esclusione dalla formazione, rassicurazione dalla sottosegretaria Ferro. E poi a Rocca Bernarda, tagliate 20 piante di ulivo nel fondo del sindaco, grave intimidazione, solidarietà anche dall'ex consigliere aggredito. Ci occupiamo adesso delle pagine provinciali, iniziando prima da Catanzaro. Pontili, c'è il via libera dell'ANAC, opere, secondo l'anticorruzione il comune avrebbe già potuto affidare il servizio. Il sindaco diradata definitivamente ogni ombra su una pratica molto delicata. L'obiettivo è completare il porto. La replica, l'azione di Fiorita a suon di slogan e poi ancora la politica e la noia del conformismo. Per quanto riguarda ancora il quotidiano del Sud, sempre all'interno, ci andiamo ad occupare della pagina di Lamezia. Parliamo di piano strutturale, un errore approvare questo PSC.
che viola le norme urbanistiche. Perplessità dal comitato 4 gennaio. E poi comune, mozione di Piccioni, mettere in sicurezza il territorio a rischio con i fondi di riserva. Articolare il piano in una serie di piccoli interventi. E poi il fatto, giunta da 196 giorni, manca un assessore. Qui il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro. Le ultime news da Lamezia, iniziativa a San Benedetto, promozione della cultura e del primo soccorso. E poi il caso al campo sportivo provenzano, totale degrado e abbandono, chiuso da tempo per inagibilità. Calcio a 5 Serie B, trasferta siciliana per gli Orange delle Lamezia Soccer. Adesso Reggio e Provincia con i temi anche del comprensorio. Apriamo la pagina di Reggio, anniversario di cardiochirurgia celebrato con un convegno scientifico. Cuore, cresce il gomme, cresce la città. Il primo intervento fu realizzato il 2 dicembre 2016, seguirono oltre 2000 operazioni. Il convegno celebrato dei 6 anni della cardiochirurgia ai riuniti. E poi l'intervista Fratto, orgoglioso di aver ridotto mortalità e migrazione. Welfare, attivati 10 progetti con percettori di reddito di cittadinanza al servizio della comunità. E sempre per la pagina di Reggio, calendario della polizia, 12 scatti per un impegno totale. Presentate agli studenti del liceo classico Campanelle. In 12 foto la dedizione quotidiana degli agenti nei confronti della legge dei cittadini. Lasciamo la pagina di Reggio, apriamo quella che riguarda naturalmente la provincia. Andiamo a Brancaleone, il Partito Democratico in mano a un 18enne. Il congresso di Circolo sceglie all'unanimità la linea verde. Nicolò Alessi non è una vittoria personale, ma un nuovo traguardo per il partito. Vedete, si rinnova il PD di Brancaleone con a guida un 18enne. Bovalieno, rimosse oltre 20.000 tonnellate di rifiuti ammassati da decenni. Opere di bonifica del comune. Qui vedete la discarica di rifiuti rimossa. Sempre per quanto riguarda i temi della provincia, dalla Piana, Palmi, Cardone, tuteli la dignità di tutti, non solo della maggioranza. Sorbille rincara la voce e accusa il Presidente del Consiglio. Caologna, saccheggiata la barca dei migranti, abbandonata a riva alla foce dell'Allaro. Vedete qui la barca svaligiata. Bova Marina, al Cineteatro Don Bosco, la violenza sulle donne vista dagli uomini. E poi Taurianova, Kivanis Club Palmi Piana, passaggio della campana Pezzano, subentra a Capua. Seminara, la scuola civica Galati celebra Santa Cecilia, festa nella chiesa di San Marco. La pagina di Vibo Comune, la svolta per risanare i conti. Sull'incremento dell'IRPEF, aumento di soli 3 euro al mese su 10.000 euro di reddito. La maggioranza commenta l'approvazione del punto sul salva enti. Qui vedete la recente seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta a Vibo. Comune, sempre di Vibo, Natale in tono minore nelle frazioni. Nessuna luminaria prevista per ora. L'assenza di installazioni non riguarda però Vibo Marina. E poi Piazza Municipio, concluse le indagini archeologiche, il cantiere chiude. Chiudiamo con lo sport, questa prima parte di rassegna stampa, il mondiale in Qatar, dove non sono mancate le sorprese, l'eliminazione della Germania, delusione Belgio che è fuori dai giochi, ce la fa la Francia, la Spagna, scusate, malgrado la sconfitta di ieri con Maturata contro il Giappone come miglior seconda. E come dicevamo, vedete la Costa Rica che viene sconfitta dalla Germania, Giappone ok, a casa comunque la squadra tedesca. Le squadre calabresi, Regina, sono qui per vincere, spazio oggi all'intervista a Camporese, c'erano i presupposti per fare bene per un periodo abbastanza lungo, dico grazie al Cosenza, ma c'era da cambiare squadra e città. Camporese, uno dei punti di forza di questa Regina, di Filippo Inzaghi. E poi Cosenza, i dubbi di Viali, il nuovo tecnico contro il Perugia dovrà ridisegnare la difesa, Merone e Martino non dovrebbero recuperare, torna intanto Florenzi. E dunque sarà un turno importante, quello delle calabresi, per il prossimo weekend. Lasciamo il quotidiano del Sud, che era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato, con quelle che erano le notizie più importanti del giorno. Ci occupiamo adesso subito di Gazzetta per quanto riguarda l'interno. Andiamo a dare un'occhiata ai temi subito della politica.
primo piano con il governo nel tunnel di Opzione Donna. Vediamo subito questa notizia di pagina 2. La CGIL scende in piazza a confermare l'attuale formula in attesa della riforma pensionistica. Profili di evidente incostituzionalità e scontro con i sindacati pressi anche sul superbonus per prorogare il termine della CILA. Il 4,6% dei contribuenti versa il 38% dell'IRPEF, fisco, redditi superiori a 55.000 euro, il 20% delle imposte pagato da chi guadagna più di 100.000 euro, l'1,2%. E intanto approfondiamo ancora le altre notizie nella stessa pagina, per quanto riguarda sempre Gazzetta del Sud. Più fondi agli staff di ministri e sottosegretari, mentre l'esecutivo prova a far quadrare il cerchio di una manovra povera. E Lupi, noi moderati, ha chiesto che i vice salissero da 65 a 68. Qui Maurizio Lupi, leader di noi moderati, meno dell'1% alle politiche. Autonomia differenziata, la maggioranza va avanti, si accelera sulla definizione dei LEP. La cabina di regia sarà presieduta dalla Premier Meloni. E ancora centro-sinistra tra Letta e Calenda volano insulti. Il segretario PD Carlo si prepara a entrare in maggioranza, la replica se è un incapace. L'attivismo del leader di Azione insospettisce e infastidisce anche Forza Italia. Vedete dai baci agli insulti ormai è frattura tra Enrico Letta e Carlo Calenda. Andiamo avanti, ci occupiamo delle altre notizie per quanto riguarda primo piano. TIM rimbalza in borsa più 3,7% dopo l'ipotesi di un'OPA. E poi il posto fisso e trainante disoccupazione al 7,8%, livello record da 45 anni, autonomi in difficoltà, mezzo milione di assunti in più in un anno. La ricerca italiana merita finanziamenti strutturali, appelli del Nobel Parisi e della senatrice Cattaneo. Va assicurato un futuro ai tanti giovani costretti a lasciare il nostro paese. Poi vedete la morte di Gerardo Bianco, gentiluomo della Democrazia Cristiana, aveva 91 anni. Juve, anche la UEFA minaccia il pugno duro, sempre all'interno di Gazzetta del Sud, prima dei temi calabresi. Questa parte finale di Edicola Digitale di questo venerdì, il GIP sulle plusvalenze non si può escludere, la buona fede, altra cosa è la manovra stipendi. E poi Del Piero e i tifosi, adesso unità, sempre più insistenti le voci di un coinvolgimento nel club di Alessandro Del Piero. La Consulta salva l'obbligo vaccinale, Covid, inammissibili e non fondati i ricorsi di alcune categorie professionali e over 50. Intanto terapie intensive sotto controllo, ma solo uno su quattro ha fatto la quarta dose. Vedete qui l'obbligo non intacca profili di incostituzionalità. Farmaci, approvazioni più veloci, avviata la riforma dell'AIFA. Per quanto riguarda le altre notizie, lasciamo l'interno di Gazzetta e ci occupiamo subito di pagine regionali calabresi, oggi le altre sfide dei mondiali, prima degli ottavi, e dicevamo in Calabria servizi sanitari inadeguati. Vediamo l'apertura delle pagine regionali Calabria, l'udienza della Corte dei Conti per la parifica del rendiconto 2021 della Regione fa emergere le criticità nel sistema della salute pubblica. Sono necessari anni per mettere in funzione una TAC e il peso dei privati aumenta. Il procuratore Palma, negli uffici della cittadella c'è un collo di bottiglia, l'affondo sulla burocrazia. Il magistrato, il personale poco qualificato e i fondi si perdono. Ho chiuso, non sarà semplice, ma recupereremo, dice il governatore e commissario della sanità, l'intervento del presidente della giunta davanti ai magistrati contabili. Massima attenzione sul governo delle ASP e delle aziende ospedaliere. Regione, il concorso della discordia, i sindacati attaccano annunci a vuoto. I segretari FP, CGIL, CISL, FP Calabria, UIL, FLP intervengono sui precari di Calabria Lavoro. Anche questa volta i migliori traditi, nonostante le promesse. La selezione bandita non garantisce affatto il percorso di questo storico bacino di lavoratori verso la stabilizzazione. E intanto CGIL e UIL contro la manovra del governo Meloni, sciopero generale il prossimo 12 di dicembre. Trenitalia rimodula l'offerta in Calabria, presentato il piano invernale, confermate tutte le frecce nel trasporto regionale, più collegamenti e frequenza. Qui
intanto vedete Freccia Rossa e il treno veloce alla stazione centrale di Reggio Calabria. Gli altri fatti della giornata, cambiamo argomento, ci occupiamo subito di giudiziaria, omicidio Bagalà, il pentito Ierano e le contraddizioni nel racconto. Le motivazioni dell'annullamento della condanna di Alfonso Brandimarte. L'agguato del Natale 2012 è tuttora senza alcun colpevole, per l'accusa sarebbe maturato in una faida di 'ndrangheta. Vedete qui caso ancora aperto, il fotogramma di una telecamera che ha ripreso l'assassinio del 22enne gioiese. Il giallo di Ascone sul caso è competente il GIP distrettuale, la scomparsa dell'imprenditore di Taurianova. Sono indagati l'ex moglie, l'amante di lei e un presunto complice. La Cassazione si è espressa sul conflitto sollevato dal giudice di Reggio Calabria. E qui la vittima Agostino Ascone, scomparso il 27 dicembre 2021. Rosarno dal carcere passa ai domiciliari. Il GUP antimafia di Reggio ha disposto la detenzione in casa per Savino Pesce. La difesa, per l'incensuratezza e il ruolo specifico inerente al reato che gli viene contestato. Tagliate 15 piante di ulivo, Rocca Bernarda, intimidazione contro il sindaco Foresta. Indagine in corso per questo episodio. La pagina di Reggio, per proseguire, prima dei temi della Tirrenica e della Ionica. Vecchio, a questa città serve una scossa. La città di Reggio Calabria, in questa veduta, vedete, in riva allo stretto, si sta vivendo una realtà molto difficile dal punto di vista economico e sociale. La gente deve farsi sentire, perché si sta vivendo il paradosso che non funziona nulla, ma sembra che tutto vada bene. La mia speranza, le energie e le competenze dei giovani. Il presidente di Confindustria, dunque Vecchio, preoccupato, suona un campanello d'allarme. A questa città serve una scossa, dice Vecchio. E poi la promessa di Salvini, il ponte non è più rinviabile. Il ministro leghista delle infrastrutture tira dritto, è un'opera grandiosa e assolutamente strategica per l'Italia e l'Europa. La cultura d'impresa entra tra i banchi di scuola, sottoscritto il patto tra Confindustria e il liceo scientifico Leonardo da Vinci. Vecchio, seguite le vostre intuizioni sotto la bandiera della legalità. Piano marketing e dati sull'inceneritore, ok, in consiglio. L'Assise metropolitana approva anche la variazione di bilancio dell'aumento dei prezzi per gli interventi sulle scuole. Costi lievitati a causa dell'innalzamento dei costi delle materie prime. Qui il sindaco facente funzione, Carmelo Versace, al timone, ricordiamo, della Metro City. Viabilità, scontro nella maggioranza, caos ieri mattina in commissione. Il senso unico in via Padova accende gli animi tra Cuzzo Crea e Sera. E poi gestione impianti verso la fine della lunga stagione di proroghe. La gara per l'affidamento delle strutture di Siderno e Gioia nella Metro City non va deserta. Le bocciature alle operazioni della regione mettono a rischio la tenuta del piano rifiuti. Catanzaro diffida i comuni, aderite presto al lato unico. Il bando unico per la gestione dei due impianti prevede l'affidamento per 3 anni e quasi 80 milioni di euro. Intanto prosegue l'attività della Metro City. Lasciamo i temi delle pagine di Reggio e ci occupiamo adesso di questa notizia che riguarda ora Reggio Calabria. Anti-racket, funziona il patto Ance-Prefettura, il presidente Laganà aveva le istituzioni al fianco delle imprese e un valido aiuto. Da maggio scorso si respira aria nuova nelle aziende che hanno intrapreso un percorso di legalità. E poi la toga d'oro dagli avvocati, un'emozione lunga 50 anni. Giuseppe Morabito ringrazia l'Ordine per questa iniziativa. La polizia tra gli studenti per trasmettere il valore della tutela del bene comune. Al liceo classico Campanella di Reggio la presentazione del calendario. Direttamente alle pagine della Tirrenica ci occupiamo subito di Villa San Giovanni, la garante, superare la povertà educativa. Villa San Giovanni e i programmi per la tutela dei diritti dell'infanzia e il ruolo della scuola è incisivo per prevenire tutti i fenomeni. Vedete qui Grazia Maria Trecroci, già dirigente dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII. A Bagnara, in prima linea contro l'antisemitismo, ospite l'ex ambasciatore di Israele. Borse di studio per le quinte classi dell'istituto Fermi. E ancora servizio civile al via i progetti degli Anova, dipartimento per le politiche giovanili, dissesto idrogeologico, ciclo dei rifiuti e bene artistico-culturale.
Palmi, continua il botta e risposta dopo l'ultimo consiglio comunale. Perché il mio intervento? Questo è il punto di domanda. Temo aumenti della Tari. Sorbilli contro il presidente del consesso Cardone. Qui vedete Ilaria Sorbilli, consigliere comunale di opposizione. Bonificata la Santa Lucia Fiumara, Campo Calabro, l'intervento era stato dimenticato dalla Metro City. Il sindaco ringrazia per la soluzione di un errore burocratico. Cumuli di terra, vedete finalmente l'intervento per la rimozione. Villa San Giovanni, un tango per me tra medicina e letteratura, e ancora le brevi. A Tauria Nova lunedì la consegna delle borse di studio Betti. Si prosegue sempre con la Tirrenica. Io leggo perché Tauria Nova consegnati i libri alle scuole. Sempre a Tauria Nova, finanziamento per un asilo nell'area 167, al comune arrivano 2.400.000 euro. Il sindaco Biasi nel sottotitolo afferma respiro al nostro sistema scolastico. Questo è quanto dice il primo cittadino. E poi a Cittanova i progetti del Film Festival. Cittanova conferma la sinergia con Giffoni, eventi in collaborazione con la scuola di recitazione della Calabria. Qui intanto al Teatro Gentile Claudio Gubitosi parla agli studenti di Cittanova. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso ancora di Tirrenica, la pagina conclusiva prima della Ionica. Vediamo. San Ferdinando, paese ospitale, la sfida per il futuro. E poi centro commerciale naturale, Asnali lancia la sua proposta, l'incontro con commercianti e titolari di pubblici esercizi. Qui vedete Gioia Tauro in clima festivo, luminari natalizi nella via Roma, indispensabile una partnership pubblico-privato. Sono stati invitati a partecipare al confronto il sindaco Aldo Alessio e l'assessore Mancino. Cambia il direttivo, il nuovo presidente Rocco Romeo. Gioia Tauro, Unioni Giovani Dottori Commercialisti. Al rinnovo del consiglio ha provveduto l'Assemblea Generale. Ancora rifiuti, tassa ed evasione. A Rosarno è un rebus, serpeggia il malcontento. Mio cognato al nord spende la metà di quanto devo pagare io. La Gioiese fa riesplodere l'entusiasmo, il derby con Bagnare è da ricordare. Basket, emozioni in un palamangione gremito. Continua nella piana l'ammirevole progetto legato ai giovani. Ancora con la Ionica, ci occupiamo delle altre notizie all'interno. Locri in gioco candidatura a sindaco e posti di sottogoverno. Qui vedete presente e futuro, Giovanni Calabrese, Giuseppe Fontana e Nicola Tucci. Posti calabresi, nuovi scenari in giunta, ora c'è chi sgomita. Fontana e Maio in pole position, più defilata la Bumbaca. Intanto auguri del vescovo al neo assessore Giovanni Calabrese, il vescovo della diocesi di Locri Gerace, e poi le brevi, Brancaleone, raccolta differenziata stretta del comune, a Bovalino, festa dei 100 anni per Vincenzo Pacileo. Qui vedete la consegna anche della targa, la presenza dei sindaci. Gerace, scuola Zurria Merici, ristrutturazione finanziata. Stipendi non pagati da Muraca, Locri Bovalino, lo SLAI Cobas per i lavoratori della nettezza urbana. Rischia di ripetersi il lungo tormentone di Locri d'Ambiente, e questo il punto di domanda. E poi San Luca, integratori in regalo ai bimbi della primaria, iniziativa della squadra di calcio, forniti da una nota azienda per evitare gli ostacoli alla frequenza delle elezioni. Vedete la consegna da Francesco Pelle nelle mani del dirigente Fortunato Suraci. Parte conclusiva, c'è tempo per altre notizie, questa che arriva da Siderno. L'altra faccia della violenza di genere, i bambini spettatori. Partecipate al convegno in sala consiliare organizzato dalla sezione FIDAPA e patrocinata dal Comune. Comportamenti in grado di compromettere la salute fisica e mentale. Poi le brevi, Marina di Gioiosa, l'assessore Romeo dialogherà con l'Unione Europea, e ancora a Siderno, il 5 dicembre si celebra il martire Michele Bello. Nella Siderno multicentrica resta fuori Contrada Salvi, interrogazione consigliare sullo stato dei lavori della piazza, appalto aggiudicato nel lontano dicembre 2018. E poi marcia per la pace, tante adesioni, un lungo elenco di associazioni, Club Service, manifesto firmato anche da Gioacchino Criaco, Mimmo Gangemi e Domenico Lucano. Le ultime news in cammino per i disabili del centro Neurolesi, Gioiosa Domenica, Fit Christmas. Si raccoglieranno fondi per un frutteto.
un'area verde e una pista di bocce. Qui vedete i coorganizzatori, il gruppo del Fit Walking di Gioiosa Ionica. Al cinema, proiezione pensata anche per le persone autistiche, Siderno, martedì alle 16, il nuovo film Disney. E poi Marcia per la Pace, tante adesioni, Locri, un elenco dell'associazione Club Service per quanto riguarda naturalmente questa Marcia della Pace. Vediamo se ci sono altre notizie. No, abbiamo così completato, situazione meteo tra pochissimo per quelle che saranno le notizie del meteo di oggi, 13.30 il nostro TG News con tutti i fatti della giornata nella nostra prima edizione del nostro TG. Grazie per averci seguiti, la rassegna stampa ritorna con l'appuntamento del weekend di domani. Tutti voi, una buona giornata, arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Questo programma è presentato da...